Mos Maiorum è una grande retata su scala europea? Maltrattati, abusati, schiavizzati. Voce di popolo, opinioni dalla strada. Parte da questo piazzale la nuova puntata di Voce di Popolo, un viaggio attraverso il mondo dell'immigrazione, il mondo degli sbarchi, degli stranieri, il mondo nascosto o comunque mal interpretato, frainteso, mal conosciuto, pieno di pregiudizi che tenteremo di sfatare. Questo è un piazzale particolare perché qui avvengono gli sbarchi che arrivano, dei migranti che arrivano su Messina. Alle mie spalle c'è una nave da crociera, sono altri tipi di sbarchi e questo è il paradosso. In questa città arrivano i turisti ed arrivano anche i viaggi della speranza. Ma come vengono accolti? Quali sono le procedure? Cosa cambia adesso con il passaggio da Mare Nostrum, Mos Maiorum a Frontex? Questi sono gli interrogativi ai quali cercheremo di rispondere subito dopo la pubblicità. Immagina se potessi trasformare in denaro contante i tuoi preziosi. Il prestito su pegno, un prestito erogato in pochi minuti, senza lungaggini burocratiche, che possono ottenere tutti. Basta dare in custodia gioielli conservati in cassaforte o dimenticati in un cassetto di casa, mantenendone la proprietà. Oro, argento, pietre preziose, orologi importanti. Un nostro tecnico stimerà il valore commerciale dei vostri preziosi. Vi proporrà il prestito e se sarete d'accordo, il contante vi verrà erogato in 10 minuti. La soluzione più veloce alle vostre spese impreviste. Il pegno, un'idea brillante per ottenere un prestito immediato senza perdere la proprietà dei vostri gioielli. È l'operazione di finanziamento ai privati con le procedure più semplici ed ottenibile in tempi rapidissimi. Perché quando sei piccolo hai voglia di giocare? Il tuo spazio stimola l'istinto. Le tue idee sono dettate dal tuo stile. E ognuno ha il suo. Testa Arredo, l'importanza di vivere il proprio spazio. Testa Arredo, di Daniela Panarello. Arredare... Il Pala Nebbiolo, questa è la struttura che è stata adibita in un primo momento e che poi alla fine è rimasta per l'accoglienza dei migranti che arrivano qui a Messina. È una struttura, un complesso sportivo che è stato adattato in quanto viene utilizzato come fosse una vera e propria tendopoli. Non è possibile entrare perché è necessaria un'autorizzazione da parte della questura, non possiamo entrare con le telecamere, ma abbiamo visto che rispetto alla situazione che si vedeva a gennaio è sicuramente, diciamo, sotto certi punti di vista migliorata. Comunque avremo delle testimonianze in tal senso, le persone che sono qui presenti e che adesso passano, anche vedrete che noi oscuriamo i volti non tanto per una questione di privacy ma proprio per garantirne l'incolumità sia delle persone che sono qui
raccolte, presso, ospitate presso questa struttura, sia per le famiglie che invece si trovano a casa perché potrebbero avere delle ripercussioni. Quindi continuiamo con questo viaggio all'interno dell'immigrazione, da qui poi ci sposteremo al Policlinico e vedrete perché. Sono circa 2.000 i profughi, perché di questo si tratta, che sono giunti a Messina, sbarcati ad oggi nel 2014, da navi della Capitaneria, da navi da trasporto, da petroliere. Circa 2.000 uomini, donne e bambini, ognuno con la propria storia di guerra, di fuga e di dolore. Famiglie strette intorno alle ultime poche cose, che hanno venduto tutto, se hanno avuto fortuna, per pagarsi un viaggio che è più un calvario, senza certezza e con la speranza in tasca. Siria, Nigeria, Pakistan, Bangladesh, Eritrea, Palestina, questi paesi di origine da cui interi nuclei familiari, come i siriani, arrivano in città o come i minori, senza accompagnatore, i più provati, i più spaventati e disorientati. Contro i diritti umani, tenere nelle tende adulti è orrore tenere minori. Questi sono minori che sono soli, sono i minori non accompagnati, quindi lontani dalle famiglie. Lo fanno un viaggio lunghissimo, a piedi, attraversano il Sahara, su camion, su strutture assurde. Arrivano in Libia. In Libia ci restano da un anno e sei mesi, cinque mesi, sei mesi, nei campi, in condizioni atroci, perché parliamo di minori che vengono picchiati, maltrattati, abusati, schiavizzati. Dopodiché riescono a un certo punto a salire su questi barconi, attraversare il canale di Sicilia, attraversare Malta, arrivare nei nostri porti e finire dentro le tende. Ma stiamo scherzando. Subito fuori da quelle tende. Mos Maiorum. Letteralmente i costumi degli antenati. E il nome la dice già lunga circa la tipologia di atteggiamento che l'operazione lanciata nel quadro della presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea promette. Un'operazione che qualcuno ha definito di polizia, varata proprio nel mese in cui si commemoravano le 368 vittime del naufragio di Lampedusa. Sia chiaro, gli antichi romani, con il Mos Maiorum, intendevano respingere tutti coloro che venivano ritenuti un pericolo per le loro tradizioni, i barbari. Il sistema con il quale venivano accolti i migranti con Mare Nostrum, rispetto a quello che adesso invece sta per partire, che è Mos Maiorum, se non sbaglio. È già partito nel discorso. È già partito. Ecco, cosa cambia? Cosa differisce? Mos Maiorum è una grande retata su scala europea, coordinata dal Ministero dell'Interno in accordo con Frontex ed Europol. Quindi è un'enorme operazione di polizia in cui si farà una caccia ai migranti per verificare la correttezza dei documenti. In realtà la scusa è di raccogliere le informazioni per fermare il traffico degli esseri umani. In realtà è una richiesta fatta dai paesi europei all'Italia di evitare di far circolare potenziali richiedenti asilo verso gli altri paesi. Mentre con Mare Nostrum a 40 miglia dalla Libia e questi migranti venivano presi e salvati, poi possiamo discutere quanto vogliamo sulla militarizzazione, perché anch'io non sono d'accordo che delle navi militari vadano a prenderli. Però intanto le navi di Mare Nostrum erano le uniche navi che a 40 miglia salvavano vite, perché il mio obiettivo è salvare la vita. Poi o la salve Mare Nostrum o la salva Gledia, poco cambia. Secondo quanto riferito dalla International Organization for Migration, l'Organizzazione Internazionale per l'Emigrazione, gli arrivi in via mare nel 2014 in Italia sono stati più di 138.000, per circa la metà composti da siriani ed eritrei.
Si tratta di due gruppi in fuga, il primo dalla guerra e il secondo dalle persecuzioni di un regime totalitario. E malgrado l'alto numero di vittime, solo lo scorso settembre ben 500 persone morirono al largo di Malta, gli arrivi non tendono a diminuire, anzi. In 14 anni sono morte più di 23.000 persone in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa, numero non certo stimato per eccesso, visto che molte vittime non vengono mai registrate. Mare Nostrum è un'operazione fin da subito dichiarata a termine durante il governo Letta dallo stesso ministro della difesa pro tempore Mario Mauro. Se infatti Mare Nostrum nacque sulla spinta emotiva delle 300 vittime di Lampedusa e con l'obiettivo di salvare vite oltre che di difendere le frontiere, il motivo per cui oggi Mos Maiorum o Triton sostituisce Mare Nostrum è di natura economica e non solo. L'obiettivo è quello di ridurre gli arrivi, che secondo il Viminale di questo passo sarebbero irrefrenabili. Così dal 16 ottobre Mare Nostrum è stata dichiarata dal ministro Alfano operazione chiusa. E se prima si interveniva in soccorso dei barconi fino alle 40 miglia dalle coste italiane, oggi non si va oltre le 12 miglia. Adesso le cose cambiano perché intanto non li prendono più. I maltesi non li accolgono, abbiamo ascoltato storie incredibili e adesso fino a, mi sembra il 26, ma non vorrei sbagliarmi, c'è questa forzatura delle impronte digitali che vengono prese e, come ho detto prima, anche con la forza. Ci sono dei centri dove gli stanno prendendo le impronte digitali con la forza. Quindi significa che a donne e bambini che tengono i pugni stretti così, che arrivano da dove ho detto prima, cioè dalla Libia e prima ancora dal Sahara e tutta quella storia, arrivano qua e si ritrovano in un centro dove con forza gli prendono la forza e per forza devono mettere le impronte digitali. Cosa effettivamente bisognerebbe fare? Allora, siccome appunto entro le 12 miglia non si va oltre e quindi allora, il problema maggiore del conflitto, diciamo, tra gli stati europei è sempre stato il conflitto fra l'Italia e Malta su chi è la responsabilità di andare immediatamente a soccorrere. Rimanendo oltre le 12 miglia praticamente aumenteranno i morti. Tra l'altro sono morte oltre 3.000 persone quest'anno e noi abbiamo anche contestato comunque Mare Nostrum, perché anche la scelta di organizzare un'operazione come Mare Nostrum è stata una scelta che vuole rappresentare sempre la guerra al migrante, perché sono state utilizzate delle navi militari, della Marina Militare, che sono navi molto grandi quanto i grattacieli, ed è estremamente difficoltoso con una nave così grande andare a soccorrere un'imbarcazione molto piccola, quando per anni le navi, le corvette della guardia costiera sono fatte per il salvataggio. Infatti anche hanno un nome in inglese che richiama appunto i regolamenti del salvataggio, e sono basse, sono costruite per poter salvare le persone. Come gestirà il comune l'emergenza immigrati adesso che, come sappiamo, è finita l'operazione Mare Nostrum, sta per incominciare Mos Maiorum, che appunto è un'operazione coordinata dal Ministero dell'Interno con il sostegno di Frontex e Europol? Al momento non sappiamo quali saranno le novità di questa nuova attività ministeriale, ma certamente il Comune, come prima e anche in futuro, certamente farà la sua parte tutte le volte in cui verrà chiesto di dare aiuto e assistenza alle popolazioni durante gli sbarchi. Quanto bene chiarirlo, il Comune non ha una preeminente competenza nella gestione della migrazione. La migrazione è competenza statale, come il controllo delle frontiere. I migranti non sbarcano accidentalmente nel territorio messinese, come magari avviene in alcuni territori italiani, ma sbarcano a Messina a seguito di sbarchi controllati e diretti direttamente dal Ministero dell'Interno in coordinamento con le forze dell'ordine. Non so a Messina cosa sta accadendo, perché sbarchi non ce ne sono stati, quindi quando ci sarà uno sbarco a Messina, forse... Che non ce ne sono stati con la nuova procedura. Con la nuova procedura, e quindi non sappiamo. Ma se questa è la procedura, anche qui sarà così.
siamo andati a guardarci una nota della Presidenza del Consiglio europeo che riguarda l'operazione congiunta Mos Maiorum. E scorrendola salta agli occhi l'uso di alcuni termini. Intelligence, identificazione, combattere, raccogliere ed analizzare. In particolare si sottolinea che Mos Maiorum ha come compito precipuo identificare i migranti irregolari e raccogliere informazioni rilevanti per l'intelligence e fini investigativi, individuare, perseguire, distruggere gruppi di criminalità organizzata e poi il controllo alle frontiere e la sorveglianza. Quali sono le procedure che permettono un arrivo sicuro degli sbarchi, degli immigrati, della raccolta di questa gente quando stanno a largo, e soprattutto se è possibile, anche se è nella sua facoltà, capire cosa cambia tra Mare Nostrum e l'attuale operazione? Naturalmente, quando parliamo di immigrazione irregolare, è chiaro che il concetto di sicurezza assume dei contorni diversi da quanto noi siamo abituati, insomma, a considerare. Questo perché di per sé una rotta irregolare non può garantire un controllo effettivo su quello che è lo stato dei soggetti. Questo riguarda tanto, diciamo, gli aspetti sanitari quanto anche quelli afferenti al quello potrebbe essere, ad esempio, il background criminale dei soggetti che poi giungono sulle coste dell'Europa meridionale. Per quanto riguarda l'Italia, fondamentalmente quello che si è tentato di produrre in essere è una mega operazione di controllo della frontiera umanitaria, in maniera tale da dare la priorità a quello che è l'esigenza di salvataggio di individui che diversamente sarebbero sostanzialmente abbandonati tanto agli abusi delle organizzazioni che favoriscono appunto sia la tratta degli esseri umani che il transito irregolare appunto di migranti che vogliono emigrare in territori considerati più sicuri, dove avevano ad uno sviluppo diverso rispetto a quanto non potrebbero ambire nei loro paesi di provenienza per quanto riguarda le loro vite. D'accordo del comune che vanno, credo, al Palane Biolo ora. Perché già la caserma di Visconti è già piena. Sì, ora sono 309, quindi... Ho visto che sono tutte famiglie. Sì, sono quasi tutti siriani, quindi insomma gente che... Avevo capito. Che va via in maniera un po' più organizzata. E comunque possiamo considerarli profughi di guerra, insomma. Sì, certamente sì. Diciamo che fra i bisognosi sono i più bisognosi questi. Sì, sono i più bisognosi, anche se sono famiglie organizzate, quindi sono qui con bagagli, con valigie, sì. Quindi insomma non sono come gli africani. Qual è la prassi che state portando a termine adesso? Loro sono sbarcano? Stati i primi controlli sanitari, i primi controlli di polizia, e poi chi deve essere ospedalizzato va in ospedale con l'ambulanza, tutti gli altri vengono ricoverati ai centri di accoglienza. Si attendono altri sbarchi a breve? Perché già sono due nell'arco di tre giorni. Ma guardi, questi noi lo sappiamo dell'arrivo 24 ore prima massimo, quindi ora non sappiamo niente, può darsi che domani ne arriva un altro. E nel cambio da Mare Nostrum alla nuova operazione, cosa cambia per Messina? Cosa cambia per la procedura? Ma guardi, queste modalità ancora credo che devono essere fatte. Penso che questo nuovo Frontex Plus partirà a novembre, quindi credo che ci devono essere delle nuove misure organizzative, sia per quanto riguarda la vigilanza, sia per quanto riguarda l'accoglienza. Grazie. Immagina se potessi trasformare in denaro contante i tuoi preziosi. Il prestito su pegno, un prestito erogato in pochi minuti, senza lungaggini burocratiche, che possono ottenere tutti. Basta dare in custodia gioielli conservati in cassaforte o dimenticati in un cassetto di casa, mantenendone la proprietà.
oro, argento, pietre preziose, orologi importanti. Un nostro tecnico stimerà il valore commerciale dei vostri preziosi. Vi proporrà il prestito e se sarete d'accordo, il contante vi verrà erogato in 10 minuti. La soluzione più veloce alle vostre spese impreviste. Il pegno. Un'idea brillante per ottenere un prestito immediato senza perdere la proprietà dei vostri gioielli. È l'operazione di finanziamento ai privati con le procedure più semplici ed ottenibile in tempi rapidissimi. Perché quando sei piccolo hai voglia di giocare? Il tuo spazio stimola l'istinto. Le tue idee sono dettate dal tuo stile. E ognuno ha il suo. Festa Arredo, l'importanza di vivere il proprio spazio. Festa Arredo di Daniela Panarello. Arredare? Divertendosi! Del tutto approssimato e comunque non è soltanto un problema di allestimento dello spazio, ma è lo spazio in sé che non funziona, perché è uno spazio insalubre, perché si formano degli acquitrini, è una zona molto umida e quindi alle prime piogge dovremmo rivedere le stesse immagini dell'anno scorso. Oggi del Palanebbiolo e come mai non è stato chiuso dopo la relazione dell'ASP in passato? No, in realtà dopo la relazione dell'ASP è stato chiuso il Palanebbiolo, bisogna chiarire questo aspetto. Per chiarire una volta per tutti, il Palanebbiolo è un impianto sportivo costruito essenzialmente da un grande capannone che poi è un impianto credo di basket o di qualcosa di simile. Annesso al Palanebbiolo c'è un campo di rugby sul quale è stata installata una tendopoli ministeriale con tende dei vigili del fuoco. Ora, quando è stata fatta la relazione dell'ASP che testimoniava la promiscuità degli ambienti, la carenza igienico-sanitaria dei bagni, è stato chiuso il Palanebbiolo, ovvero il palazzetto, ma non è stata chiusa la tendopoli che invece evidentemente, immagino, non dava questo tipo di problematiche. Effettivamente la promiscuità per esempio non c'era, perché le tende sono da 8 posti, quindi sono divise per sesso, eccetera. Il Palanebbiolo quindi secondo lei dovrebbe chiudere? Sì. Quale potrebbe essere una struttura adeguata per poter accogliere gli altri che arriveranno, perché certamente ci saranno altri sbarchi? Allora, dovremmo partire dal peccato originale. Il peccato originale è stato quello di dire sì all'accoglienza in questa città, quando questa città non ha alcuna struttura dignitosa per l'accoglienza e non c'è una sensibilità particolare per l'accoglienza, neanche nella qualità dei servizi che vengono offerti. Dopodiché noi abbiamo più volte richiamato l'amministrazione comunale, la persona del sindaco, chiedendo la chiusura del Palanebbiolo. Lui si era impegnato personalmente più volte, anche dichiarato pubblicamente che avrebbe chiuso il Palanebbiolo ed era in attesa delle relazioni dell'azienda sanitaria. Le relazioni dell'azienda sanitaria lui ce l'ha, gli sono state date più volte, eppure purtroppo non è cambiato nulla. E quindi intanto poi noi siamo contrari a questi luoghi di transito.
perché secondo anche il piano nazionale fatto dal governo, il richiedente asilo dovrebbe essere immediatamente portato, trasferito in uno SPRAR, cioè il sistema nazionale di accoglienza per richiedenti asilo, che è un sistema che funziona, che non è gestito in maniera militare come sono gestiti questi luoghi, ma è gestito direttamente dall'ANCI, cioè dai comuni, quindi è un'accoglienza differente e ulteriore rispetto a quella in un luogo dove tu rimani ad aspettare, ci sono persone dentro il Palanebbiolo che sono lì da oltre 40 giorni, rimane in un limbo in attesa di non si sa cosa. E perché Messina non si è allineata a questa? Mi pare che aveva avuto la possibilità di accedere a dei fondi per potersi allineare. Allora, Messina ha partecipato al bando dello SPRAR, c'è uno SPRAR, e sono appunto delle forme di ospitalità per piccoli numeri. Infatti lo SPRAR di Messina è per 15 persone, ma sono distribuiti in tutto il territorio, sono stati aumentati di oltre 15.000 posti. Sappiamo che ci sono SPRAR anche a Messina, per esempio c'è la disponibilità di qualche altro posto. È un sistema che entra in conflitto adesso con il sistema governativo, che è quello appunto di questi centri, e quindi è difficile farlo funzionare, cioè è difficile per un inserimento, bisogna aspettare diversi mesi invece che aspettare poche settimane. Ecco, la struttura Palla del Piove esiste per questo, la struttura Tendopoli. Noi la riteniamo inopportuna, l'abbiamo detto in tante sedi, anche segnalandole più volte in maniera diretta al Ministero e alle prefetture. Però occorre ribadire e sottolineare che queste strutture non sono comunali e non sono gestite dal Comune. Se la proprietà è dell'università, poi la gestione direttamente avviene in maniera diretta dalla prefettura, quindi io devo dire non entro in quella struttura da diversi mesi, quindi non potrei ora dare una testimonianza di come sia lo stato attuale. Se la gestione degli adulti è una gestione securitaria, ora anche violenta, perché gli stanno prendendo le impronte digitali con la forza, e su questo ci sono le documentazioni, l'idea che la stessa gestione possa essere fatta ai minori è un'altra atrocità. Allora, se deve essere il Ministero degli Interni a gestire i minori, a pensare alla prima accoglienza, lo deve fare a livello civile, a livello sociale, ma questo lo può fare solo un dipartimento di servizio sociale, questo lo può fare solo chi fa un lavoro sociale, non la polizia. Qual è l'atteggiamento che riscontrate nella popolazione messinese nei confronti degli immigrati? È un atteggiamento piuttosto asimmetrico, diciamo, perché se nell'autunno dell'anno scorso, quando fu aperto il Palanebbiolo, c'è stata anche una risposta da parte della città contro questo luogo che noi riteniamo insomma un luogo da chiudere. Bene, no, la città risponde. Allora, la città risponde. Noi con i minori abbiamo avuto occasione di conoscere tantissime realtà che non conoscevamo, al di là delle realtà associative, ma proprio realtà di cittadini, gruppi di persone. A noi con i minori ci hanno aiutato tantissimo, sempre a portare beni di primo consumo, beni di prima necessità, vestiti, cibo, quindi comunque la città risponde. Io sono per la cittadinanza planetaria, ritengo che ognuno di noi abbia diritto a potersi spostare, se poi è il bisogno a determinare questi esodi, a maggior ragione non possiamo che poi gli altri ci lasciano soli ad affrontare, voglio dire, è ben poca cosa rispetto a una politica che gioca a farci credere che il problema da noi siano gli immigrati. Sono una risorsa, altrimenti non avremmo i vecchietti accuditi che di fatto abbiamo, le scuole avremmo chiuso moltissime aule perché di fatto gli italiani i figli non li fanno, se non arriviamo alla Francia col modello del... Parliamo di niente, sono una risorsa se la facciamo diventare tale. Di fatto non abbiamo mai fatto questo, l'abbiamo fatto credere un problema agli italiani ed è un rischio reale quello che corriamo, perché quando c'è crisi ognuno cerca di difendere la paura alla meglio su tutto, ma è una paura indotta, costruita, artificiosa, che va contro tutti noi. Di fatto sono persone che andrebbero accolte e curate come la nostra terra storicamente è nata. Io alle cucciole in classe le mie alunne cerco di far fare questo percorso. Sì, sto andando a scuola. Allora, l'opinione è che gli diamo dei soldi per farle vivere, li sistemiamo, ci danno una cosa, hanno la scheda del telefonino e cercano l'elemosina in giro.
ripartita effettivamente questa somma? Allora, chi 30 ci euro è la soglia limite massima che, che le prefetture erogano quando stipulano convenzioni con i gestori. Nel caso di Messina credo che, siccome si va a ribasso, mi pare che il contributo reale sia di circa 26 euro. Sì. Questi 26 euro o 30 che fossero non sono spesi, non sono dati al migrante, sono spesi, esatto, per il migrante. Per fare chiarezza. Quindi questa chiarezza è opportuna farla anche perché molta gente pensa che questi migranti o insomma ci sottraggano risorse economiche. Molta retorica, in realtà questi soldi vengono spesi per cittadini italiani, nei confronti di cittadini italiani che fanno ristorazione, fanno assistenza medica, svolgono dei servizi per la prefettura. Adesso, soprattutto con la presenza ai semafori di centinaia di ragazzi di origine africana, l'atteggiamento sta cambiando, anche perché andiamo sempre di più verso una guerra tra i poveri, siamo in un periodo di crisi, mancando una visione politica di cosa sia l'accoglienza e cosa sia la cittadinanza, i diritti di cittadinanza, e poi si farà appunto la guerra al diritto, al diritto personale, il diritto alla casa, il diritto all'accesso alla sanità, eccetera. È chiaro che poi c'è una parte di città che è intollerante a questo, perché non sopporta che gli bussano sul finestrino, gli chiedono i soldi. Facciamo chiarezza, questi che chiedono soldi sono ragazzi che vengono dal centro del CARA di Mineo. Ora, solo chi non conosce il CARA di Mineo può infastidirsi per 50 centesimi chiesti, perché se noi dobbiamo parlare proprio di un lager, noi possiamo parlare del CARA di Mineo, perché il CARA di Mineo è un lager. La maggior parte di loro sono nigeriani e provengono quasi tutti da Mineo, dal CARA di Mineo, che è il più grande CARA d'Europa, contiene 4.000 persone. Ed è un luogo in cui anche lì i diritti vengono negati, perché queste persone rimangono anche oltre 2 anni in attesa dell'appuntamento in commissione per il riconoscimento della protezione internazionale, e all'interno del CARA non vengono garantiti i servizi che dovrebbero essere garantiti, tant'è che la maggior parte di loro non parlano italiano, e invece che dargli il pocket money in denaro vengono erogate delle sigarette. La stessa cosa avviene a Messina, sia dentro, ecco, la tendopoli che dentro la caserma. Non entrambe sono i famosi 30, esatto, euro che vanno in mano, no, a questi ragazzi. Entrambe le strutture sono gestite dallo stesso ente gestore, che appunto applica questa convenzione siglata con la prefettura, che prevede l'erogazione di sigarette e la tessera telefonica all'ingresso. Tessera telefonica a 2,50 euro. No, la tessera telefonica dovrebbe essere di 15 euro. Di 15. E poi giornalmente, invece che 2,50 euro, vengono date delle sigarette. E sono state date come a Mineo, sia a donne che a minori. Ma chi è che ci guadagna in tutto questo? Dal punto di vista politico o dal punto di vista economico? Partiamo dal punto di vista economico. Dal punto di vista economico ci guadagna il terzo settore, quello più becero, che fondamentalmente è composto da emanazioni anche, diciamo, della Chiesa Cattolica. La maggior parte dei centri di detenzione per i migranti sono gestiti dalla Croce Rossa, dalla Misericordia e da organizzazioni molto vicine alla Chiesa. Per esempio il soggetto che i nati gestisce il Paranebbiolo e quindi anche la caserma è la Global Service, Cascina Global Service. È una grande, possiamo definirla una grande multinazionale del terzo settore, perché è il più importante soggetto che gestisce le mense comunali, gestisce anche il CARA di Mineo, gestisce altri centri, ed è, proprio si può leggere sul sito, nasce da Comunione Liberazione. Quindi se ci ricordiamo anche cosa ha fatto Comunione Liberazione in Lombardia, ci rendiamo conto che c'è un mondo cooperativistico e associativo che non si crea scrupoli nel fare il carceriere, praticamente. Dell'ufficio di servizio sociale, vengono identificati
dopodiché vengono comunicati all'ufficio di servizio sociale. Ora le cose sono un po' cambiate perché c'è una circolare che dice che invece la prima accoglienza dei minori è competenza della prefettura, ma su questo non c'è chiarezza. Per me i minori sono competenza dei servizi sociali. I minori non accompagnati, appunto, in quanto minori, come per i minori italiani, hanno diritto a una protezione e sono inespellibili. Il problema di Messina è che sono transitati centinaia e centinaia di minori senza avere, per la maggior parte di loro, un inserimento in un percorso che viene definito di integrazione, che poi servirà a convertire il permesso per minore età in permesso per maggiore età, cioè un permesso normale come gli altri cittadini stranieri, o per lavoro o per attesa occupazione. Il problema è che in questo momento ci sono 91 minori dentro la Tendopoli, qui a Messina. Noi sabato siamo entrati alla Tendopoli con la carovana internazionale antimafia, già sapevamo di questo numero perché molti di loro sono seguiti direttamente dall'ARCI. Mentre dentro la caserma c'erano molti adolescenti che a vista si erano riconoscibili come dei minori. Dopo il nostro, abbiamo fatto un'assemblea con loro, abbiamo spiegato quali erano i loro diritti, alla fine si è avvicinato un gruppetto, ha dichiarato la minore età e abbiamo fatto le segnalazioni di rito per farli inserire in un percorso protetto. Il problema è che il Comune di Messina continua ad organizzare, ad esempio domani avremo un tavolo su minori stranieri non accompagnati, però un tavolo senza risorse, perché il Comune di Messina non ha partecipato all'ultimo bando per i minori stranieri non accompagnati. E perché? Questo non si sa, dovreste chiederlo all'amministrazione comunale. In questo momento è tutto in mano al Ministero degli Interni, è il Ministero degli Interni che gestisce i migranti, questa è la verità. Ognuno poi ha le proprie competenze. Noi abbiamo, fin dove abbiamo potuto operare, abbiamo operato con grande coraggio da parte di questa amministrazione, perché non sono mancate le serate in cui il sindaco e il professore Mantineo delegavano alle 9 di sera, alle 10 di sera, me per andare a prendere i minori. Noi fin quando abbiamo potuto operare in questo senso, abbiamo operato e il risultato sono 261 minori tolti alle tende. Ma poi ci siamo fermati. Io non sono potuta più andare avanti. I dirigenti ci hanno detto stop, perché non arrivano i finanziamenti. E tra l'altro c'è da dire che le strutture vogliono i protocolli. Non ti accolgono i minori così in camera questo è un discorso che noi abbiamo aperto con lo Spirito Santo, per esempio le suore hanno aperto le porte e hanno accolto questi minori. In più la gestione, dal punto di vista materiale di questi ragazzi è demandata alla buona volontà. C'è un gruppo che sta allo Spirito Santo, dalle scuole dello Spirito Santo, che da ottobre hanno accolto moltissimi ragazzi a carico appunto direttamente delle suore. E poi il comune ha allogato in situazioni di prima accoglienza, non di seconda accoglienza. Dopodiché è successo che in una di queste strutture dei minori sono stati denunciati penalmente. La struttura ha poi dichiarato che questi ragazzi fossero maggiorenni alla procura del Tribunale dei Minori. Per questa segnalazione i ragazzi sono finiti in Tendopoli. Poi il loro tutore, l'avvocato Carmen Cordaro, è riuscito a farli riconoscere di nuovo minorenni, però purtroppo ormai si era aperto questo varco e il comune, perché è il comune che ha la responsabilità dei minori, direttamente quando ne arrivano scrive trasferimento alla Tendopoli. Ecco perché ce ne sono 91. A me riguarda la cura di questi ragazzi, l'attenzione che va data sia dal Dipartimento di Servizio Sociale, sia da noi volontari, sia dal Tribunale, sia dal Garante. So che ci sarà a giorni, forse domani, un altro tavolo tecnico, questi tavoli tecnici permanenti che finalmente sono partiti, che ho chiesto con forza per un anno di aprire questo tavolo, finalmente è aperto. Io ho fiducia nel professore Mantineo e l'assessore Mantineo, perché vedo che lui cerca soluzioni. Certo, non è facile. Non è facile in una città dove sappiamo quello che stiamo trovando. Ormai siamo diventati pure un disco rotto. Attenzione a questi minori però, perché, ripeto, tra l'altro sta iniziando l'inverno. Pensare di lasciare dei minori dentro le tende sotto la pioggia per me è inconcepibile. Per evitare di rischiare che io me li vado a prendere, perché io me li vado a prendere,
cerchiamo insomma di trovare le soluzioni, ma le soluzioni devono arrivare anche al Ministero. Non è possibile che loro ci mandano i migranti, che fanno arrivare minori e non mandano i finanziamenti, perché poi se tu chiami le strutture e chiedi di accoglierti i minori, le strutture ti dicono sì, ma vogliono i soldi, perché questi minori comunque hanno un costo. Immagina se potessi trasformare in denaro contante i tuoi preziosi. Il prestito su pegno, un prestito erogato in pochi minuti, senza lungaggini burocratiche, che possono ottenere tutti. Basta dare in custodia gioielli conservati in cassaforte o dimenticati in un cassetto di casa, mantenendone la proprietà. Oro, argento, pietre preziose, orologi importanti. Un nostro tecnico stimerà il valore commerciale dei vostri preziosi. Vi proporrà il prestito e se sarete d'accordo, il contante vi verrà erogato in 10 minuti. La soluzione più veloce alle vostre spese impreviste. Il pegno, un'idea brillante per ottenere un prestito immediato senza perdere la proprietà dei vostri gioielli. È l'operazione di finanziamento ai privati con le procedure più semplici ed ottenibile in tempi rapidissimi. Perché quando sei piccolo hai voglia di giocare? Il tuo spazio stimola l'istinto. Le tue idee sono dettate dal tuo stile. E ognuno ha il suo. Festa Arredo, l'importanza di vivere il proprio spazio. Festa Arredo, di Daniela Panarello. Arredare... Dal punto di vista sanitario, qual è il protocollo? Ci sono malattie in ingresso come scabbia, come tubercolosi, non sbaglio, casi di... Sì, ci sono stati sia casi di scabbia che casi di tubercolosi, anche un caso di AIDS. E come vengono trattati? E diversi casi. Come vengono trattati? Allora, noi abbiamo avuto l'autorizzazione da parte della prefettura lo scorso autunno, perché noi siamo appunto un ente di tutela iscritto nel registro nazionale e dovremmo per legge poter entrare. Anche perché sia il Pananebbiolo che la caserma non sono dei centri istituiti con un decreto ministeriale, quindi in realtà non avrebbero neanche un valore legale. Okay? Sono dei luoghi che si rifanno a un articolo di una legge che fu fatta durante l'arrivo degli albanesi, la cosiddetta legge Puglia, che è rimasta, diciamo, nel nostro ordinamento e che viene di volta in volta utilizzata, però diciamo, appunto, per giustificare la creazione di luoghi che non sono previsti nel testo unico per l'immigrazione. E quindi praticamente abbiamo avuto un'autorizzazione lo scorso autunno che durava 3 giorni, siamo entrati 2 volte, un paio d'ore, e sì. Poi ci hanno buttato praticamente fuori immediatamente e abbiamo avuto l'autorizzazione per lo scorso sabato in occasione della carovana. Quindi sono autorizzazioni sporadiche, quasi sì. Turistiche. Quasi turistiche, sì. Allora, abbiamo avuto alcuni casi di tubercolosi, sia polmonare che extrapolmonare, che sono, diciamo, i casi più importanti per certi versi. Abbiamo avuto dei casi di scabbia, di infestazioni da pidocchi, ma questi sono, diciamo, di importanza assolutamente irrilevante. Diciamo, i casi più gravi, importanti, sono stati i casi di tubercolosi. Ma oggi come si cura la tubercolosi? Perché è una cosa che magari
Ci sono tanti antibiotici attivi nei confronti del bacillo tubercolare e in linea di massima funzionano. Ci si può trovare ogni tanto di fronte a casi più difficili dovuti ai cosiddetti ceppi multiresistenti. E allora là, sono mutazioni del ceppo originario? Sono mutazioni del ceppo originario che insorgono a seguito in genere di terapie fatte non bene o non prese in maniera continua. Perché sostanzialmente quindi, diventano resistenti a quei... Esattamente, magari può capitare che una persona che debba fare la terapia per 6 mesi o per 1 anno addirittura non assuma regolarmente il farmaco e quindi quei bacilli tubercolari diventano resistenti a quei farmaci. E questo pone poi dei seri problemi perché quando queste persone contagieranno questo ceppo ad altre persone, le persone che si ritroveranno infette si ritroveranno direttamente infette con ceppi cosiddetti multiresistenti. A livello europeo, a livello americano prima, adesso a livello europeo, si sta parlando di una malattia che in Sierra Leone sta imperversando, che è l'Ebola. Cos'è l'Ebola? Perché se ne dicono tante sull'Ebola, si dice febbre emorragica, ma poi in effetti di febbre emorragica ce ne sono tanti tipi. Allora, è una febbre emorragica virale provocata da un virus. È chiaro che qua io non sono un esperto di Ebola, come non lo è nessuno in Italia, soltanto le persone che hanno... Sicuramente più di noi ne sa, però. Sì, perché è diverso. Per questo ne siamo venuti. Sì, sono classificata fra le cosiddette febbre emorragiche virali. Sono malattie associate a un'alta letalità, nel senso che il 50, 60, addirittura 70% delle persone che contraggono l'infezione poi muoiono. Quindi esito letale. Esito infausto. Esattamente. Si chiamano febbri emorragiche perché poi, a parte la febbre, comportano la presenza di emorragie, che possono essere emorragie dalle mucose, dalla bocca, dal tubo digerente, dalle congiuntive, emorragie cutanee, emorragie anche degli organi interni, e quindi poi portano a morte per questo. Quanto fa paura, soprattutto agli operatori? Dico, è lontana da noi questa cosa, però in effetti, essendo, come è arrivata in America, come è arrivata in Olanda, il paziente zero può essere dappertutto. Dico, questo non vuol dire che vogliamo spaventare. No, bisogna essere appunto le possibilità che qualcuno con l'Ebola incubazione possa arrivare qui da noi sono sinceramente molto remote, soprattutto se pensiamo agli sbarchi. Non dico che è impossibile, ma quasi che qualcuno. Però, diciamo, quando il diavolo cosiddetto ci mette la coda con un pizzico di buona volontà, paradossalmente è più facile che magari qualcuno europeo che sia stato contagiato da un viaggio. Esattamente, il reale rischio per noi è se qualcuno, magari anche che ha un jet privato e quindi sfugge ai controlli, magari parte dalle zone endemiche e si reca in un aeroporto italiano o anche europeo e poi viene, sbarca in un aeroporto nostro anche con un volo di linea, e magari comincia a star male qui, e allora obiettivamente in questo caso remoto un minimo di, diciamo, il pericolo esiste, però sinceramente, cioè, associare la malattia agli sbarchi o agli immigrati non è corretto. Dico, nella normalità, dico, com'è normale che le persone si preoccupino, ecco, ma non più di tanto, voglio dire. Anche se si sente in televisione, però sembra una cosa lontana. Sicuramente ci vorrebbero più controlli. Quello si pensava anche prima ci fossero questi casi, comunque si diceva che poteva essere un'eventualità. Ma da dove può arrivare, secondo me? Non ho idea, non voglio dare colpe, perché mi sa che tanti soffrono per questa situazione. Non è che gli immigrati sono dei cattivi, o noi lo siamo e non c'è nessuno che... Credo che ci sia qualcuno più su che forse lo è, però in questa situazione sono tutte parti lese, credo. Noi che viviamo comunque in una situazione già precaria di nostro, loro che poverini vengono da realtà bruttissime che non possiamo nemmeno immaginare, per cui dargli colpe non ha senso. Si dovrebbe coordinare meglio, questo io credo che sia, dovrebbero gestire meglio la cosa. Perché l'accoglienza secondo lei a Messina come funziona, come sta funzionando?
vedo che insomma molti si interessano veramente e si partecipano attivamente, devo dire la verità. Poi ci sono tanti che sono contro, che sono insomma incavolati perché giustamente già hanno le loro situazioni personali difficili e la vedono come una lesione insomma dei loro diritti, gli vengono tolti a loro per darli agli altri, insomma tutta una serie di cose che si sono sempre dette, però io vedo calore, cioè quantomeno noi abbiamo fatto qualcosa, ci sono stati paesi che se ne sono lavati totalmente le mani, però facciamo tutti parte dell'Europa e mi sa solo quando dobbiamo dare noi, diamo tanto e non siamo il paese che è nelle condizioni di poterlo fare, mi dispiace dirlo ma è così. Allora la regione, l'assessore della regione è stato molto attento, vigile, pronto e quindi ha messo in atto un piano che credo sarà pubblicato, forse è stato pubblicato stamattina, sarà pubblicato domani mattina, nel senso che intelligentemente ci ha convocato tutti per vedere quale di fare insieme la strategia migliore per affrontare il problema. È chiaro che se ci dovessimo trovare di fronte a un paziente in cui abbiamo un reale sospetto di malattia, perché viene da una zona endemica, perché sta molto male, addirittura magari perché presenta delle emorragie, e allora noi dobbiamo subito allertare l'Istituto Superiore di Sanità, o meglio l'ospedale Lo Spallanzani, Lo Spallanzani, e avvisare, dire che siamo di fronte a questo caso, e dopodiché si allerta l'Ufficio di Sanità Marittima e quindi viene mandato un aereo, un C-130 dell'Aeronautica Militare, provvisto di ambulanza dedicata, di particolari barelle contenitive in cui, non so, magari in questi giorni, magari l'abbiamo visti tutti un po' in televisione, queste specie di... sono totalmente chiuse, quindi il malato che sta all'interno di questa sorta di barella non è pericoloso perché non tutta l'aria che fuoriesce dalla barella viene filtrata con dei filtri particolari. Quanto ci abbiamo paura noi a Messina di questa cosa? Ma secondo me passa abbastanza sottotono come informazione. Poi vorrei riprendere una notizia che ho sentito alla radio di Enrico Mentana, che diceva che in effetti sembrerebbe un po' ingigantita come notizia, perché se poi si fa vedere effettivamente quello che sta succedendo, il problema è proprio chiuso dentro i due stati africani. Sierra Leone e Liberia. Sembrerebbe più che ci sia un motivo commerciale sotto, cioè che si stia andando alla ricerca della necessità di dover vendere vaccini. Nel momento in cui qui io ho visto, avete reumatologia, avete allergologia, malattie infettive nello stesso sì, in realtà sì, questo è un... questo accorpamento non è un accorpamento, è un qualcosa di... è vero, oggi è così, domani non sarà più così. C'è il reparto nuovo di malattie infettive con tutte camere singole, con una camera in isolamento con pressione negativa, sarà presto pronto. La nostra amministrazione, la direzione del policlinico si sta adoperando a realizzare questo progetto, che non è un progetto, i lavori sono in corso, ci sono materialmente gli operai che lavorano, non dico giorno e notte, ma ogni giorno lavorano. Una camera comunque a pressione negativa. Al momento presso il policlinico c'è una camera a pressione negativa che si trova... non si tratta di condividerla, è fisicamente alloggiata, si trova nel reparto di pneumologia, sì, che un tempo era di... apparteneva alle malattie infettive, quindi ci sono stati degli spostamenti come... nell'ambito della ristrutturazione del policlinico si è deciso col reparto di affidarlo alla pneumologia, quindi noi avremo, non vorrei fare queste dichiarazioni, dico, però almeno a me mi hanno assicurato che il reparto mi sarà consegnato per quanto riguarda i locali della, diciamo, le stanze degli studi medici, forse a fine mese, ma non sono quelli importanti, interessano le camere ovviamente di degenza, con l'isolamento, con l'anno nuovo, i primi mesi dell'anno quindi nuovo. Quindi saranno camere isolate? Saranno tutte camere singole, di cui una a pressione negativa, che l'Ebola non è una malattia che si trasmette con l'aerosol, si trasmette per contatto diretto. Fisico. Contatto fisico, contatto diretto, rapporti sessuali,
anche un contatto col cosiddetto con le goccioline. Io sono qua di fronte a lei a distanza di un metro, io tossisco, magari una gocciolina della mia saliva arriva sul suo braccio o sulle sue mani, lei poi involontariamente si ha prurito un occhio, si gratta e quindi quella gocciolina di saliva avviene in contatto con le mucose, oppure se disgraziatamente sulla sua cute ci sono delle lesioni di continuo, il virus può penetrare. E quanto è il rischio per gli operatori? Hanno degli indumenti, hanno qualcosa che è già stata prevista, è già stata consegnata? Sì, per... ci sono dei camici, guanti, doppi guanti, mascherine, visiere, tanto materiale di cosiddetti dispositivi individuali di protezione che sono a nostra disposizione. Le ripeto, c'è un piano operativo dell'assessorato che è stato, ripeto, molto pronto, vigile, attento, puntuale e sarà, credo, domani stesso disponibile, a cui anche noi dovremo attenerci. Può capitare che la notte invece di un infettivologo come medico di guardia ci sia un altro specializzato, cioè ad esempio un allergologo, un reumatologo, che non sappia dove mettere le mani in questo caso? E allora, la risposta è... Forse anche con la tubercolosi, capita. La risposta è ni. Nel senso che la guardia, per motivi organizzativi, anche perché purtroppo c'è una carenza di personale, soprattutto le malattie infettive, non c'è una guardia divisionale, nel senso c'è la cosiddetta guardia interdivisionale. Esatto. La notte non sempre c'è un infettivologo, però c'è sempre un infettivologo reperibile. Giorno e notte, quindi H24, 7 giorni su 7, quindi nel momento in cui dal pronto soccorso abbiano un minimo sospetto, subito ci chiamano e noi diciamo cosa fare, cosa non fare, o veniamo di persona subito. Viene comunque un momento isolato. Cioè, il paziente appunto dovrà subire una procedura particolare in base al grado di rischio, quindi se proviene da una zona endemica, se c'è la febbre, e appunto c'è stato a contatto, no, con il paziente infetti, sarà classificato con una, appunto, una sorta di griglia che ci sarà fornita domani, penso, dall'assessorato alla salute. Ok, la ringrazio, dottore. Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua. Molti di loro puzzano anche perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno e alluminio nelle periferie delle strade dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso cucina. Dopo pochi giorni però diventano 4, 6, 10. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente davanti alle chiese donne vestite di nero e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi o petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti fra loro. Dicono che siano dediti al furto e se ostacolati violenti. Le nostre donne lievitano, non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. Propongo che si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti, ma disposti più di altri a lavorare. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa prima relazione, provengono dal sud dell'Italia. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione. Una vicina di sogno.